Ma quali saranno i segni più fortunati della settimana dall'11 al 18 settembre, cioè quella entrante? Lo scopriamo insieme in questo video. Anzitutto mi scuso per la mia faccia e per la mia voce che magari sono un po' assonnate, che mi sono svegliato da poco, c'ho anche un goccettino di mal di gola, però si va avanti, nel senso che comunque sono 150 gradi a Genova, quindi il caldo mi aiuta un attimo a risanare. Detto ciò, vediamo un po' cosa che aspettiamo questa settimana. Innanzitutto bisogna parlare di aspetti che riguardano principalmente il lavoro, nel senso che molti di noi sono rientrati dalle ferie, molti di noi si sono rimessi un po' dire a studiare, diciamo, se uno ha ripreso la sessione. Diciamo che ci sono certi cambiamenti a settembre che sono inevitabili, prescindendo da pianeti e quant'altro. Per cui in questo video parliamo un po' di questo genere di situazioni che si vanno a creare, cercando anche un po' di sinergia con la vita privata. Partendo dalla quarta posizione, uno dei segni più fortunati della settimana è il gemelli. Il gemelli, diciamo che già ho detto in passato quanto stesse credendo nello sviluppo della sua vita in termini proprio professionali, nei progetti che stava studiando, nelle cose che avrebbe voluto realizzare. E quest'estate, infatti, facendo un periodo di eremitaggio abbastanza progressivo, nel senso che ha aumentato sempre di più il tempo che passava fra sé e sé, è riuscito a capire quale strada percorrere nella sua vita. Probabilmente è una strada artistica, una strada che comunque coinvolge maggiormente l'emisfero destro del cervello piuttosto che quello sinistro, dove uno è costretto a stare in ufficio al computer a fare delle routine sempre, ste solite cose, basta. Cioè, a me di quello non piace, odio la monotonia. Pertanto ci sono delle belle situazioni che si potranno formare in futuro perché non sono prevedibili, a Gemelli questo piace, ma soprattutto sono cose che gli piacciono. E quindi, occhio che c'ho sempre bestie nelle mani, e quindi niente, Gemelli è uno dei più fortunati. Ah, dimenticavo una cosa da dire, sempre per lui, che anche nella vita amorosa gli sta andando bene a Gemelli perché, avendo trovato una dimensione sua, una dimensione che gli fa sentire che la vita è riuscito bene o male a conquistarla, tra virgolette, è molto più affascinante e quindi le persone lo notano meglio. Al terzo posto troviamo gli amici del segno dello scorpione. Lo scorpione è da un po' di tempo che io lo butto nella classifica dei segni più fortunati. Non lo faccio perché provo chissà quale genere di stima nei suoi confronti. Sicuramente mi è simpatico, c'è una mosca che odio. Sicuramente mi sta simpatico, ma non è sintomo questo del fatto che debba essere fortunato. Ed infatti, devo fare una digressione in merito, nel senso che la sua fortuna non risiede nel fatto che dal nulla gli possano capitare chissà quale genere di situazioni. Risiede nel fatto che comunque lui avrà delle situazioni di ricaduta, ma riuscirà ad alzarsi. Questa è la fortuna dello scorpione di queste settimane, ovvero non è ancora riuscito, o meglio, dissi in un mio video che c'erano delle parvenze di stabilità nella sua vita, parvenze di essere riuscito a fare degli step in avanti verso la realizzazione. Parvenze che infatti si rivelarono tali, nel senso che non erano, era apparenza. E però, nonostante ciò, lui non continua a non mollare, perché è una persona con le pa quadrate, come disse Tony Montana in Scarface. Per cui Scorpione va avanti perché è forte. In seconda posizione, sapete chi c'è? Il segno del Capricorno. Il Capricorno è estremamente fortunato questa settimana e lo è dovuto al fatto che è riuscito, finalmente devo dire, a capire che nella vita il lavoro è tutto, ma non può essere tutta la vita, nel senso che è tutto in termini probabilmente di dignità, di importanza, di orgoglio, di nobilitazione dell'animo, soprattutto se si parla di un Capricorno, un uomo che chiede veramente che la sua, cioè chiede, crede che la sua vita debba essere basata unicamente sul lavoro, ma è riuscito fortunatamente a capire che nella vita ci sono altre cose importanti. Ci possono essere, per esempio, uscite con delle persone, ci possono essere anche momenti di relax, momenti in cui il lavoro debba essere dilazionato in tanti blocchi piuttosto che fare tutta una gettata di lavoro tutti 2 o 3 giorni, una settimana e poi morire dopo 4 giorni e restare proprio folgorati dalla stanchezza. Quindi questo ha conferito al Capricorno in questa settimana una stabilità maggiore, sia psicologica ma soprattutto di salute. E quindi lo fa, come dire, sentire nuovo, è come se avesse incontrato una nuova versione di se stesso e ovviamente arrivare a questo punto lo fa sentire più maturo.
consapevolezza uguale carisma, carisma uguale fascino, fascino uguale maggiore attrazione nei confronti di chi ti circonda. E questo al Capricorno fa piacere, perché comunque il Capricorno non disdegna il suo cuore dall'aprirlo verso qualcun altro, è più aperto del solito, perché è così, è più tranquillo. Ma venendo al primo segno, cioè il più fortunato della settimana, è l'Acquario. Allora, l'Acquario. Sono anzitutto contento che sia lui al primo posto. Uno perché, vabbè, conosco delle persone di questo segno che ne hanno passate di ogni, soprattutto durante il pre-estate, quindi maggio, giugno. Di ogni si intende non disgrazie in termini pesanti, ma imprevisti che li hanno portati a fare delle azioni. E questo chiaramente ha giovato all'interno della mente dell'Acquario. Non dico che ha giovato un'instabilità, nel senso che l'Acquario non si perde d'animo, nel senso che non è una persona che quando perde qualcosa, fa un errore, pensa di aver sbagliato tutto nella vita, pensa che si può rimigliorare, si può fare qualcosa di meglio. Il problema però è che l'Acquario comunque quando fa un errore su qualcosa, quel qualcosa è veramente grosso, nel senso che non è che ha sbagliato a versare l'acqua dentro un bicchiere piuttosto che dentro una ciotola, probabilmente ci aveva in essere un progettone gigantesco. L'Acquario non è uno di quelli che pensa in piccolo, voi lo sapete. E grazie alla sua forza d'animo però tutta l'estate gli è servita per rifocillarsi la testa, rimettere in piedi le sue idee, riconciliarsi anche con il partner. Infatti ora se è fidanzato sta andando molto bene, se invece è single può andare bene con il trovare qualcuno, l'anima gemella, ma soprattutto è il lavoro, perché si è buttato in una nuova esperienza, sta facendo bene, ci sta credendo senza metterci troppo il cuore sopra, e quindi questo è giusto perché almeno non ci rimane male, e soprattutto se continua in questo verso si realizzerà qualcosa prima del 2024 che lo porterà a diventare estremamente ricco. Ma ricco si intende sia di animo che finanziariamente, perché la ricchezza, ragazzi, sì che sta nei soldi dal punto di vista fisico, ma soprattutto sta nella famiglia e nelle persone che ti circondano. E quando l'Acquario trova la sua dimensione, le persone che lo circondano sono più buone con lui, perché l'Acquario risulta meno ribelle, meno persona che vuole sempre fare tutto lui, molto più comprensivo. Tutto qua. Fatemi sapere cosa ne pensate, vi voglio bene, buona settimana a tutti, ciao!